può prenderci un libro e fare un'offerta che poi noi ricondurremo sempre alle nostre iniziative. Ok, Vito Suppacca, Elisabetta Portoghese e Yuri Cavalieri. Perché proseguiamo con le premiazioni, che sono quelle per l'informazione dipendente, e qui c'è un po' in casa in queste premiazioni, perché abbiamo sul palco Tiziana Barillà, Gianni Dassi e Alessia Marani. Gli ultimi due sono con cui ho lavorato per tanti anni insieme al Messaggero, quindi ecco qua Alessia, Gianni, che è stato il mio capo redattore alla redazione di Viterbo. Anche la sindaca, prego. È arrivato Iuri nel frattempo, salve a tutti. Ci siamo con le motivazioni. Tiziana Barillà e Fabio Ippi. Insieme appassionatamente oggi. Ciao, Tiziana Barillà e Fabio Idri per Bizzolo. Bizzolo è il periodico liberatorio edito dal laboratorio dell'associazione. Scusate, non riesco a leggere. No, adesso è nuovo, grazie. Un laboratorio di idee, spazio di lavoro condiviso con testi di Tiziana Barillà e fotografie di Fabio Idri. Un giornalista e un fotografo sono meridionali, vivono a Reggio Calabria e sentono l'esigenza di raccontare il meridione attraverso il loro immaginario. Da un bizzolo, spiegano loro stessi facendo riferimento all'espressione regina, che indica lo scalino appena fuori dall'uscio, lo spazio che da secoli da queste parti è il sinonimo di condivisione, di scambio di opinioni ed esperienze, una specie di piccola buona periferia lontana dai palazzi di potere. La loro è una sfida che si incrocia anche con la crisi dell'informazione di carta e cerca nuove strade e alternative. Da qui l'idea di coniugare la lentezza della carta con la prossimità della rete, di usare il web per comunicare e un foglio per raccontare. Diamo la parola alla sindaca. Qui stavo appunto facendo raccontare delle particolarità. Quando delle settimane scorse, insomma, venivano proposti vari premi, mi aveva tanto incuriosito Bizzolo, un po' perché sono legata alla Calabria e quindi un po' perché ero curiosa di capire, infatti glielo stavo chiedendo, come è nata questa cosa, come mi è venuta in mente. Quindi insomma vorrei che me lo spiegassero, ecco, insomma, mi fa veramente piacere perché sono comunque delle realtà che accompagnano la vita quotidiana e quindi anche insomma nella vita quotidiana ci sono delle resistenze, quindi mi farebbe piacere tanto capire questa cosa. Io mi limito a dire grazie, perché insomma è sempre bello incontrarsi tra simili in un certo senso, soprattutto per chi fa il nostro lavoro, non è un momento facilissimo. Noi ci incontriamo come due, io sono una giornalista, Fabio un fotografo, ci incontriamo come due giornalisti indipendenti che hanno sempre agito come battitori liberi e credevano di non riuscire più a fare le cose senza guardarsi, e invece ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. E quindi siamo in due a fare un po' tutto, io sono il direttore e lui l'editore. Però al contempo io scrivo, lui fotografo, quindi abbiamo fatto di necessità virtù in qualche misura, partendo dal presupposto che non è vietato fare un periodico a Reggio Calabria, non è indispensabile farlo a Roma o a Milano per forza. E anche perché comunque da noi si discute molto da anni di mestanza, di qualcuno lo chiama mestanza, di tornanza. Per cui, insomma, lui non è mai andato via, come meriterebbe un Nobel per questo, dalla Calabria. Io ho vissuto invece sempre qua e sono tornata dopo tanti anni e abbiamo immaginato di poter costruire qualcosa tra le mille difficoltà che ora però vi racconterà l'editore.